Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 69esimo episodio della nostra serie con l'Inter sulla Master League su Wispro Evolution Soccer 2. Signori, allora noi veniamo da un filotto di vittorie importantissime che ci ha portato 4 vittorie consecutive, se non sbaglio, che ci ha portato a 12 punti. Siamo a 9 lunghezze dalla Fiorentina che è prima in classifica e a sole 6 lunghezze dal Dortmund secondo. Quindi diciamo che concordo, mi avete scritto nei commenti che la lotta per il secondo posto è riapertissima e concordo, anche se non penso che il filotto di vittorie continuerà ancora. Mi avete anche scritto che ne posso perdere altre due se riesco a vincere tutte le altre, signori. Cioè è un'utopia, è impensabile una cosa del suo genere, considerando che ci mancano non so quante cazzate di partite. Cioè siamo alla terza, abbiamo fatto la terza del girone di ritorno e ancora ci mancano un sacco di partite, e vincerle tutte penso che sarà letteralmente impossibile. Per quanto riguarda invece un altro aspetto, ovvero il mercato, mi avete suggerito nuovamente nei commenti Claudio Lopez, signori, però io sono andato a vederlo, Claudietto Lopez, e non è tutta questa potenza. Ah no, Claudio Lopez, scherzavo, quale cazzo l'ho andato a vedere io? Ah no, Claudio Lopez, signori, interessante, ne costa 32. Attenzione, Claudio Lopez è interessante, velocità di azione 18, non l'abbiamo avuto nella Roma, quindi potrebbe essere un ottimo acquisto Claudio Lopez, signori. Buona testa, buona tecnica, buon dribbling, perché stavo guardando un attimino gli eventuali giocatori da poter prendere e mi ero anche concentrato su un certo Mboma che mi avevate scritto pure negli scorsi video, che non è neanche tanto male. Non è neanche tanto male. Comunque c'è un'accelerazione di 17, velocità 18. Però sì, forse Claudio Lopez vince a mani basse, signori. Avevo visto anche un eventuale futuro trequartista da affiancare a un certo Babangida che poteva essere Argy, signori. Che anche lui promette abbastanza bene, costa solo 26. Secondo me, con lui e Babangida dietro le punte, potrebbe essere una buona soluzione. Potremmo avere più scatti praticamente, più possibilità di triangolazioni dietro le nostre punte. Però devo eventualmente decidere se andare con 26 su RG o se andare, perché già siamo a 20, riuscissimo a vincere le due prossime partite, o comunque a fare dei buoni punti nelle due prossime partite, potremmo un attimino iniziare a pensare a qualche altro acquisto. Però vediamo un attimino, signori, vediamo un attimino. Per ora per il mercato c'è ancora tempo. L'importante per ora è cercare di vincere le partite e iniziare a mettere un attimo il ferro dietro la porta, quantomeno per non finire nelle ultime posizioni di campionato. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per il like, sì, come se il video fosse già finito, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto e vi ricordo di iscrivervi al canale. Signori, mi avete detto anche di cambiare modulo, ovvero di giocare con il 4-2-3-1, però sono sincero, signori, non mi sento di... Giochiamo contro il Chelsea, non mi sento di rimettere Babangida sulla fascia perché con la velocità non riusciremmo a ritrovarci. E invece, secondo me, Babangida per ora messo lì, secondo me va bene. Ho troppi difensori? Può essere, può essere. Forse potremmo mettere un 4-2-2-2 e magari avere due sulla mediana che mi vanno a rompere. Però, per ora giochiamo così, signori. Vediamo se col Chelsea riusciamo un attimo a prenderci anche con loro la vendetta. Della scorsa partita, la prima partita d'andata in cui ci hanno massacrato pure loro. Siamo a San Siro, siamo a casa nostra. Una bella vittoria oggi contro il Chelsea, signori, ci darebbe fiducia e nuove prospettive di mercato, perché comunque tante cose possono svilupparsi. Attenzione, con calma e sangue freddo. Gioco palla a terra, mi raccomando, gioco con calma, senza farci troppo prendere dall'agitazione. Gioco di squadra, gioco. Giochiamo a calcio e non ci pensiamo troppo. No! Abbiamo cincischiato troppo. Claudio Lopez è interessante, signori. Costa 32. Diciamo che ci siamo vicini alla quota. Certo, se dovessimo riuscire a vincere, perché se le perdiamo tutte, 32 non lo vediamo nemmeno nei prossimi 10 video, praticamente, se le perdiamo tutte, signori. Quindi dobbiamo un attimino cercare. Ecco, queste cose, per esempio, non devono succedere. Se vogliamo cercare di fare gli acquisti. Mamma mia, che triangolazione bastarda che non riuscite a trovare. Ah, Babangi, non ti devi nascondere però, zio. Calma, calma e sangue freddo. No.
Ah, questi vogliono giocare il mio calcio, l'ho capito. Questi qua vogliono giocare il mio calcio. Solo che, appunto, è il mio calcio. No, mannaggia, riusciva sta triangolazione, castello mio. Mamma mia. Se sta triangolazione funzionava, signori, se sta triangolazione funzionava. Invece non ha funzionato, quindi è inutile continuare a pensarci perché non ha funzionato. E loro sono nuovamente qua. Dai, calma e sangue asciutto, calma e relax, signori, calma e relax, non ci facciamo prendere dalle agitazioni, calma e relax, guardalo, bravo, bravo, agitati, mannaggia, dovevo semplicemente sterzare, mi facevo fare la rimessa laterale, mannaggia, 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 non hanno torre Andre Flo là davanti, è il Chelsea, giusto, sì, bravissimo Valeri nel punto giusto, non... Signori, un po' di ferro. Io vi suggerirei un po' di ferro, signori, perché non riusciamo a fare i passaggi. Siamo proprio. Bavangita recupera un gran pallone il Bamba, ma è da solo. Decide di andare sulla fascia. Bavangita, guadagniamo una rimessa laterale. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Allora, rispetto ai primi video, signori, riusciamo a giocare di più. Adacci. Calma Ivano, pigliala, bravissimo. Vedi se si scontravano tutte e due, il pallone finiva largo. Mamma mia. Aprila, bravissimo. Cellini, si fa vedere, Cellini. Dai, bravo così, bravo così, bravo così. Bravo così, bravo così. Dai, dai. No! No, 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 no. Porca miseria, porca miseria. No, dai, che gli è passato davanti. Gli è passato davanti, mannaggia di una miseria infame. Pidala, grandissimo Valeri. Valeri, Valeri è sempre di più una sicurezza, signori. E fu così che ora la prossima palla me la sbaglia. Lo sapevo io, e lo sapevo io, e lo sapevo io. Tieni, tieni, grandissimo doppio intervento. No, 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 la punizione di Zola no, la punizione di Zola no. Vabbè, dai, questo perché gliel'ho dovuto fare per forza, perché dico. Dai, perché non mi ha dato il rigore? Ditemi perché non mi ha dato il rigore, ditemelo, ditemelo. Cioè io ora ho fatto uno stesso fallo e gli ha dato la punizione. Perché a me non mi ha dato il rigore? Sulla base di che cosa non mi ha dato il rigore? Me lo dite? Ditemi perché sulla base di che cosa non mi ha dovuto dare il rigore a me in questa azione. Perché? Perché? Non si sa. Va bene, va bene. Grande Bamba. Vai Bamba, parti, parti, parti Bamba. Parti, parti Bamba. No, non andrò a chiudere la traiettoria, mannaggia. Quanto lo odio l'analogico, signori. Quanto lo odio l'analogico. Fuori sta palla. Giustamente non la pigliamo noi. Grandissimo, grandissimo. Cellini, Cellini, Cellini. Vai Bamba, vai Bamba, vai Bamba. Che abbiamo la possibilità. Vai Bamba. 1-2. 1-2 Bamba. Ma vaffan... Ma porca miseria. Grande Papagita. No! Signori, ci siamo, la possiamo recuperare sta cazzola di partita, la possiamo recuperare sta cazzola di partita, se non ci facciamo fare il 2-0 forse la possiamo recuperare, signori. Bamba, grandissimo Bamba nel posto giusto al momento giusto, grandissimo Bamba nel posto giusto al momento giusto, grandissimo Bamba, grandissimo Bamba, non ci credo, non ci credo, tiralo, tiralo, sì, tocco così, Castello, cazzarola dopo la traversa di Papangida, mamma mia. Mamma mia, la traversa di Papangita, Castello bravissimo ad anticipare il difensore. L'ha tirata sul portiere, però vorrei dire. Che cosa saltelli che l'ha tirata sul portiere, Castello mio. La rimettiamo in piedi, signore. La rimettiamo in piedi dopo una punizione bella di Zola, però rubata. Perché il calcio di punizione non c'era su Zola, signori. Ce l'hanno proprio incartata, come si suol dire. E ce l'hanno proprio incartata. Riusciamo a trovare il gol del pareggio. Riusciamo a trovare il gol del pareggio. E questo è tanta. No, vabbè, dai, Ivanov. Signori,
Se ero io era rimessa al fondo, non me l'avrebbe mai dato il calcio d'angolo, signore. Non me l'avrebbe mai dato il calcio d'angolo. Arbitro? Guarda, ora che io. Ah, stavo dicendo. Quanto dura questo recupero? Porca miseria, quanto cazzo deve durare sto recupero? Devi far. Mamma mia, se segnava, finiva tutto, signore. Finiva la serie, finiva il canale, finiva tutto. Avrei maledetto tutti, tutto e tutti. Ah. L'abbiamo recuperata. No, non l'abbiamo recuperata, signori. L'abbiamo rimessa in piedi. Ecco, diciamo così, l'abbiamo rimessa in piedi. L'abbiamo rimessa in piedi. L'abbiamo rimessa in piedi. Ora dobbiamo cercare. Allora, tenerla già sarebbe un buon passo avanti. Tenerla sarebbe già un buon passo avanti. Vincerla sarebbe qualcosa di strepitoso. Mannaggia. Siamo al quinto minuto del secondo tempo. Dammela, no, l'odio, io odio Desailly, lo posso odiare a Desailly, lo posso odiare a Desailly, l'odio signori, odio un giocatore, odio un Desailly, io lo odio, quanto cazzarola è veloce Desailly. Quanto cazzarola è veloce Desai. Lasciala. Buona rimessa al fondo. Porca miseria. Oh, porca miseria. A chi? Va bene. No! Prova ad anticiparsi. No, vabbè, dai, c'avevi. Dai, dalla Babangida, cazzo, gli fa schifo passare la Babangida. No, gli fa schifo passare la Babangida, signore. Gli fa proprio schifo. Rientrato nel palo. Dai, Valeri. Tira. No, vabbè, signore. Cioè, avevano per due volte il passaggio libero su Babangida. Potevano fare qualcosa di interessante? No. Eccomi tornato, signori. Ho dovuto mettere un attimino in pausa. Spero che questo non mi abbia fatto perdere il flusso. Ok, calma, che pallone brutto. Bravissimo, bravissimo. Fallo buttare fuori, Desai. Buttalo fuori, bastardo. Ma abbiamo rischiato tanti. Buttala sotto, Valerie. Perché sti palloni io lo so come finiscono. Precisamente come è finito questo, che l'hanno riconquistato loro. Mamma mia. Ivanov, va bene. Fin quando la prendi con le mani mi sta pure bene. Ora, calma. Calma, relax, cazzarola. Calma, Andre, no, troppo relax, zio, troppo relax. Fuori, 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 fuori. Dai, che tua, grandissimo, bellissimo, Balotta. Signori, stanno a pressare troppo, signori, stanno a pressare troppo. Non va bene questa cosa, va bene, calma, 23esimo. Calma. Cioè, abbiamo avuto due palloni. Due palloni che Babangida proprio. No, Ivanov, salvaci tu. Meno male. 24esimo, meno male che non c'era né Zola né Floli praticamente. Oramai l'hanno capito il nostro gioco, porca miseria. Oramai il nostro gioco l'hanno capito. Il nostro gioco l'hanno capito, ma noi li fottiamo lo stesso. Mannaggia. Devo tirare subito di prima. Grande, bravo così, spaccali il ginocchio. Spaccagli il ginocchio, va bene, un cartellino giallo ben speso. Tanto non la batte Zola e questo già è un buon punto avanti. Grandissimo. Miranda per Babangida che gli passa. Babangida gli è passato da dietro. Babangida gli è passato da dietro. Babangida e però poi non riesce a tenere. No! Che nervi. Dai che tua, grandissimo questo recupero di palla. Babangida mio. È una palla preziosissima questa, Babangida. Poiette contro Cellini. Siete in due lì, non va bene questa cosa. Miranda. Babangida però, cazzarola, dai, sta a perdere un sacco di palloni, Babangida. Castello, dove sta Babangida? Dove sta Babangida?
Guarda dove cazzarola gioca Babangida. Guarda dove cazzarola gioca Babangida. No, 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 niente. La dobbiamo per forza perdere noi sta palla, sta partita, giusto? Vi siete messi in testa che la dobbiamo perdere sta partita. Vorlanden, Babangida. Oh, Babangida. Babangida è ripartito. Babangida è ripartito. Babangida è ripartito. Cerca l'1-2. L'1-2 che gli riesce. Babangida. Babangida. Rientra. Inquadra la porta. Babangida. Mette ancora Babangida che di polmoni ne ha, signori. Babangida di polmoni ne ha a vendere. No, 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 signore. Ho trattenuto il fiato. Ho trattenuto il fiato. Se lì Babangida trovava il gol, era fatta. Attenzione, ci riprova. Ci prova di nuovo Babangida. Ci prova di nuovo Babangida. Ci prova di nuovo Babangida, signori. Ci prova di nuovo. Ci prova di nuovo. Signori, vuole il gol della. No, dai, cazzarola però. Cazzarola, cazzarola di una miseria. Cazzarola di una miseria. Attenzione ancora, Babangida, Babangida, ci riprova ancora lui, Babangida, Babangida, per l'ultima azione, il Bamba, il Bamba, il Bamba. Perché non l'ho tirata subito? Perché non l'ho tirata? Finisce qui, signori, finisce qui. Abbiamo sfiorato la vittoria con tre azioni finali di Babangida, ma che non hanno portato il risultato sperato, signori. 9 tiri a 5, un fuorigioco a 0, 3 falli a 1, cartellini gialli 1 a 1, cartellini rossi 0. E va bene così, e va bene così, signori. Un punticino contro il Chelsea. Peccato, peccato, perché siamo andati vicinissimi a potercela portare a casa pure questa, ma non ci siamo riusciti. Babangida aveva l'angolo sbagliato del piede, signori. L'angolo sbagliato del piede. Saliamo con solo due punticini, andiamo a 22, quindi di acquisti non ne possiamo minimamente parlare. Decisamente no, signori. Va bene, rimaniamo quinti, superiamo il West Ham, forse no, eravamo già sopra il West Ham, non me lo ricordo. Il Dortmund si allontana perché sono 7, 8 e 9 punticini, però ci siamo, signori, ci siamo. La corsa per il secondo posto è ancora lunga e ce la possiamo fare, ce la possiamo sudare fino all'ultimo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo qua sempre sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!